Eccoci qua. Ho un'altra idea da sviluppare. Questo è il mio orologio da parete che ho fatto per aiutare mio figlio a capire il funzionamento dell'orologio stesso. Ne ho sviluppato praticamente una grafica utilizzando Inkscape, perché l'idea è quella non solo di replicarlo stampandolo su Forex, così che chi vuole se lo può stampare, ma l'altra idea è quella di riciclare due orologi tipo questo, che è un orologio Armani che mi è stato regalato e non funziona. Quindi con la scusa di ripararlo, l'idea è quella di farmi dare il quadrante dall'orologiaio, ammesso che si possa riparare chiaramente questo orologio, farmi dare il quadrante, levigarlo perché le sfere sono, cioè il segno delle ore è in rilievo, e praticamente ristamparlo con delle tecniche di stampa che ci stanno adesso, utilizzando proprio questa grafica. Adesso ci sono delle stampanti a getto di inchiostro che stampano praticamente su tutto, dalle penne, gli accendini, eccetera, eccetera. Quindi può anche stampare su un quadrante come questo. Per questo progetto mi sono dovuto far aiutare ovviamente da un bravo orologiaio, e soprattutto paziente, e quindi mi sono avvalso della collaborazione di Tempo Idea, che si trova nella mia città a Viterbo, in Piazza della Rocca 13, e quindi un grazie speciale ad Andrea Corinti veramente per la pazienza che ha profuso in questo progetto. L'orologiaio ha smontato l'orologio e ne ha tirato via il quadrante. Ora adesso dobbiamo con la carta abrasiva levigare, la carta abrasiva 1000, gradazione 1000, dobbiamo lavorare questa faccia facendo molta attenzione poi a non rovinare questi due piedini che servono per fermare sulla meccanica il quadrante, per impedire che poi ruoti insieme alle lancette. Quindi carta abrasiva 1000, il quadrante, una goccia d'acqua, superficie di vetro. In questo momento utilizzo il piano di cottura facendo molta attenzione. Per la stampa del quadrante mi sono avvalso della AD Grafica di Viterbo, soprattutto della pazienza di uno dei suoi titolari, Antonio Di Stefano, che per fare questa stampa ha utilizzato una Roland Versa UV LEF 200 che stampa praticamente su tutto.
sì, ce l'abbiamo. Adesso dobbiamo pensare a togliere da questo fondello, che per nostra fortuna è in acciaio inox, dobbiamo togliere il brand dell'orologio, giustamente. Per farlo il metodo sarà il medesimo: carta abrasiva. Penso sarà un lavoro lunghetto. Per fortuna la parte centrale del fondello è piatta e ci agevola questo lavoro. Il panno sotto dà un po' di morbidezza, in maniera tale che, siccome comunque sia bombato, piano piano riusciamo anche a seguire un pochino la curvatura. Il brand praticamente è scomparso. Bene, dopo aver brasato il quadrante, dopo averlo fatto stampare, dopo aver brasato il fondello dell'orologio, lo portiamo da Tempo Idea, gli daremo il giusto tempo per riassemblare il tutto e per verniciare con della vernice molto accesa le lancette, in maniera tale da adattarle al nuovo design. Ed il risultato finale dopo l'assemblaggio è questo. Signor Spolverini, buongiorno. A lei l'orologio, che dice? Ottimo. Bello, vero? Vai. Poi in seguito ci sarà il cambio del Del cinturino, perché cinturino. E questo ce lo durerà tiene qui? O più un po' più stretto? stretto. A parte chi l'ha mai portato? Ma questo Era forse è anche rotto. troppo, eh? Laccio Ah, a muscati, posto, eh? lacciamo stati, eccolo qui. Carino. Ah, che Bello. spettacolo. Signor Corinti, grazie. Ma grazie a lei.